Da bambino ero convinto che quando imbucavi una lettera, le varie bussole fossero tutte collegate tra di loro da un intricato sistema di tubi in tutto il mondo. Quindi, se volevo far arrivare una lettera dopo un'altra, bastava semplicemente imbucarle a ore di distanza. Da bambino ero convinto che i cani vedessero in bianco e nero. Da bambino ero convinto che a toccare troppo l'ombelico, questo si potesse rompere e tutte le viscere potessero caderti di fuori. Da bambino ero convinto che per catturare un uccellino fosse sufficiente mettere del sale sulla coda. Da bambino ero convinto che fuori Trento, mia città natale, tutti sapessero lingue diverse e così ero certo che un amico di Bologna sapesse leggere i titoli in giapponese che comparivano sulle sigle dei cartoni animati. Da bambino ero convinto che i confini fossero dipinti per terra nella realtà così come sulle cartine e che la prova evidente fossero i diversi tipi di asfalto che venivano utilizzati in prossimità del passaggio tra una regione e l'altra. Da bambino ero convinto che per combattere la povertà bastasse semplicemente stampare più soldi, io ministro dell'economia. Da bambino ero convinto che si potesse morire a toccare le inferriate sopra le ferrovie in cui c'era scritto appunto pericolo di morte. Da bambino ero convinto che 40 anni fosse sinonimo di vecchiaia molto più che 80 o 100. Da bambino ero convinto di mangiare i sofficini fallati perché non riuscivo a fargli fare il sorriso come nelle pubblicità. Da bambino ero convinto che i giapponesi fossero davvero fenomenali perché nei cartoni animati sapevano parlare benissimo in italiano, per di più con inflessioni dialettali. San Martini con Fanto la Grazia! Ma non capivo perché scrivessero in quel modo strano. Da bambino ero convinto che durante i temporali, quando si sentivano tuoni molto forti, questi fossero dati dal cielo che stava andando in frantumi. Da bambino ero convinto che se si fosse spezzata la corda dell'ascensore, il famoso ascensore a corde, sarebbe bastato saltare al momento dello schianto al suolo della cabina per salvarsi. A proposito di schianti, da bambino ero convinto che per evitare disastri aerei bastasse costruire un aereo dello stesso materiale della scatola nera, perché in TV sentivo sempre dire che l'unica cosa a salvarsi nel disastro era quella. Da bambino ero convinto che la drogheria fosse il luogo dove vendevano la droga e quando la polizia riusciva a trovare gli spacciatori pensavo «Bella forza, c'è pure un'insegna!». Da bambino ero convinto che la stragrande maggioranza dei maschi con i capelli lunghi fossero drogati. Da bambino ero convinto infine che la parte blu della gomma servisse per cancellare l'abiro. Ma a ben dire, come mi hanno fatto notare, la stessa Pelican scrive sul suo sito che serve per questo, ma ahimè, io non ce l'ho mai fatta. Né da bambino, né oggi. Ma ora tocca a voi, quali sono i vostri da bambino ero convinto che? Commentate festosi e festanti. E non abbiate paura di fare figure di guano, perché stampare più soldi rimane comunque un consiglio fenomenale. Sì, non che le bussole delle lettere collegate coi tubi. Cioè, cosa doveva essere il sottosuolo a quei tempi?